La città di Jesolo ha accolto i marinai d'Italia, ospitando un raduno interregionale che si è svolto nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 maggio. Ad inaugurare l'evento l'alzabandiera in piazza Matteotti, dove si sono tenuti discorsi da parte delle autorità e gli onori alla bandiera. Presente il sindaco della città di Jesolo, Valerio Zoggia, orgoglioso di poter ospitare nella propria città tale evento. Il mare si sposa con i marinai e anche con Jesolo, perché Jesolo senza il mare cosa sarebbe? Il mare è tradizione, è cultura e soprattutto per noi vuol dire turismo, perché il mare è legato alla spiaggia e Jesolo è conosciuto per la sua spiaggia prevalentemente. Grazie a chi ha pensato, all'Associazione di Jesolo di Marinai d'Italia, di organizzare a Jesolo questo convegno interregionale. La celebrazione ha visto poi lo scoprimento presso la via del Bersagliere della targa del Viale del Marinaio e l'inaugurazione in piazza Brescia del monumento dedicato al caduto in guerra Andrea Baffile. Andrea Baffile era un abruzzese, quindi un uomo del sud che è venuto al nord per combattere per l'Italia. Un marinaio, un ufficiale di marina che è caduto durante la Grande Guerra, nel momento più critico della guerra per l'Italia, che ha portato alla vittoria sul Piave e alla vittoria nella Grande Guerra. A sottolineare l'importanza di tale evento e della valorizzazione per il ricordo passato di coloro che hanno sacrificato la propria vita in onore della patria, il presidente nazionale dell'Associazione Marinai d'Italia, l'ammiraglio Paolo Pagnottella. Le cerimonie di questo tipo, inaugurazione dei monumenti ai nostri eroici caduti e i raduni dei marinai, hanno un significato unico, solo ricordare agli italiani, nel caso se ne fossero dimenticati, che ci esistono degli italiani che sono andati a morire per loro ed è giusto che i giovani lo sappiano. A seguire la mostra della Marina Militare, tenuta al Pala Arix di Piazza Brescia. 850 metri quadri di esposizione, dove si sono potuti ammirare modelli animati delle navi, simbolo della formazione militare e della sua forza, come l'Amerigo Vespucci, l'Andrea Doria e la Garibaldi. Il modello della Garibaldi è uno dei tre modelli che la Marina ha in vasca, ossia ha in acqua, con un sistema di pompe. L'acqua viene mossa e si ha la sensazione che l'imbarcazione sia in movimento. Mentre alle mie spalle c'è l'Amerigo Vespucci, che è la nave scuola, è la nave in cui si imbarcano gli allievi dell'Accademia Navale di Livorno, fanno la loro prima attraversata, normalmente vanno verso i paesi del nord Norvegia così, e hanno la loro prima esperienza marittima, diciamo. A concludere la giornata in Piazza Aurora, il concerto sostenuto dalla banda Annim, composta da 40 elementi e diretta dal maestro Angelo Napoli, dove oltre all'esecuzione di marce sinfoniche e inni sono stati eseguiti brani popolari. Una giornata all'insegna non solo del ricordo quella avvenuta, ma anche di un momento di unione su quelli che sono stati e sono i valori del nostro paese.